la cuola, lei l'ora uno e baffa uno, sono qua che ho la maschera per i capelli in posa e mi sono detta, ma perché non sfruttare questo time per assaggiare gli snack e le novità, le novità della degusta box del mese di maggio? Anche questa volta non faccio la live su Twitch perché comunque mi viene più comodo in questo modo, ma comunque su Twitch faccio altre live di altro tipo oltre a questa, quindi seguitemi lo stesso su Twitch che è Stevie1986 live. Quindi sicuramente farò lo stesso delle le box più avanti, ma per ora è così e non rompetemi il cazzo, tanto o di qua o di là ve lo vedete molto bene, molto bene. Sì, è vero che magari voi ci sballate a farmi imbriacare, ma avverrà, vi giuro che avverrà. Dopo questa qua cercherò di fare in modo che avvenga. Però per ora mi riesce meglio così, anche perché ho dovuto da fare 20.000 cose, non ho tempo di fare live e va bene così per adesso. Però giuro, lo farò. Allora, ah, qua ci sono gli spoiler, niente. Andiamo a scapicollare. A scapicollare, a scapocchiare. Ragazzi, si può iniziare già così. Sapporo Premium Beer. Quanti? No, raghi, questa la terrò per ultimo. Se guardate questo video fino alla fine, mi berrò sta cazzo di Sapporo. O forse devo berla adesso perché è uscita adesso. Vado a prendere un bicchiere. Oltretutto, ho sbattuto la lattina. In più, sono a digiuno da ore. Mi rincoglionirò facile e mi smerderò facile. No, vabbè, smerdare no. Rincoglionire mi sembra un gioco semplice. Assaggiamo questa Sapporo. Buona birra. La birra mi piace, solo che mi rincoglionisce. Ma che cazzo? Non è tanto forte. Forse è solo un'illusione. Io sto già iniziando ad avere caldo. Vabbè, lo scopriremo. Allora, che cos'è? No, ma che cazzo è? Hanno aggiunto dei regalini. Bocconcini, Matilde vince. Che figa! Finalmente hanno capito che devono mettere anche cose che non siano cibaglia. O cibagna. Bocconcini, Matilde Vincenzi. Ma che carina! Per bere un bere! Questa mi piace, molto simile, anche se è da mangiare, è molto carina. Ramen. Oh, miso wakame. Questo mi ispira. Vediamo che cosa dice senza spoilerare. Ok. Allora, Matilde Vincenzi è un omaggio, inoltre in omaggio questo mese una mag da viaggio in fibra di bambù, targata Bocconcini, Matilde, Bocconcini, per portare sempre con te la tua bevanda calda preferita, giustamente a maggio tutti vogliamo una bevanda calda da portare sempre con noi, grazie Matilde, Bocconcini, Vincenzi, quella roba lì. Ramen, piatto coreano popolare, pronto in pochi minuti, con la qualità naturale primitiva. La pasta è fatta con farina di frumento naturale coreana e fecola di patate. Lo spessore e l'elasticità dell'impasto è sorprendente! Non è buono, è sorprendente! Goditi la sana e gustosa tagliatella originale coreana. K-Ramen, un solo prodotto in ogni box. Oh, sono tutta bagnata. Allora, c'era blu e verde. Non so, forse quello verde era di verdure e io ho preso quello con i funghi. Vabbè. Lo proverò, vi farò sapere magari nelle storie. Ragazzi, ma mi sta colando tutto il prodotto nelle tette ed è tutto tipo viscido. Vabbè, sembra un po' mezza sbubacchiata. Allora, andiamo avanti. Finora ho mangiato un cazzo, ho la fame. Grano e ceci, cotti al vapore, ad alto contenuto di fibre, fonte di magnesio, piatto subito pronto. Scusa, e che faccia ne premiamo? Ha un aspetto oltremodo ignobile. Cotti al vapore, così... Questo grano e questo ceccio hanno guardato il vapore così, ciao vapore, se ne sono andati perché sono duri, fanno oltremodo cagare. Sto andando molto bene a questa box, una volta che voglio mangiarmi la qualunque che ho fame, non c'è un cazzo. Oh! Pan di grano con lievito madre, farina di segale, semi di girasole, lino, vediamo sta farina di segale. Nel senso segale, vediamo un po' com'è. Lavorato in teoria dovrebbe essere una buona marca, in teoria. In pratica vediamo un po', a color merda, perfetto. Non male,
Anche se a me non piacciono tanto queste cose integrali, perché hanno sti pezzi duri che sembra di mangiare una caccola secca. Sapete quando lanciate le caccole che poi diventano secche e dure? Ecco, mordi, dici, ma è un pezzo di dente che mi si è staccato, l'otturazione del 92, una caccola, che cazzo è? Quindi diciamo discretamente approved, ma magari da cotti forse sono più simpatichini. Poi vediamo un po' che cosa c'è. Polenta al sugana, ma a maggio! Ma chi cazzo mangia la polenta a maggio? Vaschette salva freschezza, senza glutine e povera di grassa, è già pronta. Ah, ma è già pronta. Beh, comunque è sempre maggio, cioè. Vediamo un attimo sta cazzo di polenta malsugnac. Come bisogna fare? Già pronta. La pellicola di protezione aderisce perfettamente alla vaschetta in modo da garantire la migliore durata del prodotto. Tagliare la pellicola di protezione lungo il tratteggio con le tè. Una volta aperta la confezione va conservata in frigo. Sì, ma come si mangia calda? Al forno, in padella, microonde, di vabbè, dai, è comoda in effetti. Quasi quasi, un po' di sugo. Ci sta. Ma da magna? Oh, Vittorio al profumo di limone. Assaggiami Vittorio. Com'è questo Vittorio? Insomma, che odio queste cazzo di confezioni della Gentilini si aprono orizzontali, è una cosa fastidiosissima. Oh mio Dio, mamma mia, raghi, sono divini, non buoni, divini. Io amo le cose al limone quando hanno il sapore dei Vittorio a profumo di limone. Che buoni. Questo è assolutamente a prova, sono fantastici. Perché il limone quando è chimico mi fa schifo, ma quando ha questo sapore un po' tipo, come dire, delicato, cremoso, avvolgente, sono buoni. Vabbè, dei Degan Protect sono di sto assaggiare, comunque li mangio, anche se i Degan non sono propriamente i miei preferiti perché sanno un po' di fluoro, mi fanno un po' schifo, però vabbè, ci vengo li mangio. Poi, Palitos, Palino mio, amore mio, ci sei tu, vita mia, sei tu, unico e libero, non sentirti un social mediatico, mi piaci tu, fuori dal limite, ciao Follettina, era la canzone di Follettina, ragazzi. Palitos de pan mediterraneo. No, che facciamo? Non la proviamo? Se certo che la proviamo. Assaggiamo il palitos. Devo dire, è molto gustoso. Sa di olive neres. Di salvia, non so perché sento salvia. Perché da spagnola sono diventata bolognese? Farina di frumento, olio di girasole, olive nere, il sesamo, no? Sesamo, è vero, sa di sesamo. Sale, lievito, spezie, rosmarino, basilico, timo e origano. Sono buonissimi. Assolutamente provati. La marca è Velarte. Come cazzo si trova la marca Velarte? Però buoni. I bocchinini, i bocconcini, snack di sfoglia ripiena con crema al latte 100% italiano e cioccolato bianco. Sembrano dai Vine, che fai, te ne privi? Questa box devo dire che è un po' il buccino di culo, me l'ha fatto shakerare e umidire. Umidire, inumidire. La bucchiacca. Sì, la crema al latte la sento, il cioccolato bianco no, però buoni. So già che li farò scadere perché io queste cose qua dico buoni, poi non li mangio, ma vabbè. E infine abbiamo Bauli, set cereali e semi, croissant con crema al cacao e nocciola. Anche questi non li assaggio perché sono classicissimi, li ho già comprati, sono molto buoni. Devo dire tutto su Amazing, è una box di degno rispetto. Bene, la birra è anche andata bene, non mi ha minimamente dato la testa questa volta, anzi me ne bevo ancora un goccino perché ho sete. Dai, non mi ha fatto questa Sapporo. Ora magari dopo mi arriva la botta, ho chiuso il video e rimango come una cogliona buttata a letto così.
E i capelli che mi devo sciacquare. Molto intelligente da parte mia, come tutto ciò che faccio nella vita. Vero pallino? A parte scegliere lui. Ho visto la foto l'ho visto un'inserzione con la sua foto 2 anni fa e mi sono innamorata. Ho detto, ma chi è quel gattino bellissimo? Mamma mia, ma quel gattino deve essere mio bambino. E allora poi è diventato il mio bambino. Ok. Questo è tutto la mia. Forse inizia a fare effetto. Cosa?